siamo qui oggi per presentare Matteo Sacforini, che ha già un bel bagaglio dietro. Nonostante sia un classe 2003, lui nasce e cresce nelle giovanili del Diavoli Rosa Brugherio, poi sale fino ad arrivare alla 1 di Milano, che come sappiamo le giovanili di Brugherio sono il settore giovanile di Milano. E dopo 2 anni lì, l'anno scorso era Cisterna, sempre in A1, come secondo di un altro nostro ex cunese, perché Damiano Catania, e quindi diciamo che un pochino avete già magari parlato anche di Cuneo. E l'anno scorso da capitano ha alzato la Coppa della Junior League proprio con i Diavoli Rosa. Siamo molto contenti che abbia sposato il nostro progetto qua a Cuneo, anche perché è giovane, molto talentuoso, e siamo sicuri che saprà dare il suo apporto importante alla squadra e al gruppo che andremo a formare come Cuneo Volley. Lascio a voi le domande, sicuramente saprà rispondere molto bene. Vabbè, iniziamo, sei contento insomma di questa scelta di essere approdato a Cuneo? Sì, sicuramente sono molto contento di essere qui oggi. Sono molto grato alla società per l'occasione che mi è stata data. Fin da subito, quando mi hanno cercato, ho apprezzato molto la loro richiesta, e quando ho saputo appunto la possibilità concreta di venire qui a Cuneo non ho esitato, anche perché comunque conoscevo già qualcuno, qualche ex compagno che c'era passato, quindi mi hanno parlato molto bene della società, del paese, e quindi sono molto contento di essere arrivato a Cuneo. Quali progetti e obiettivi ti ha illustrato la società? Ma l'obiettivo è quello sicuramente di fare il meglio possibile, poi alla fine del campionato tireremo le nostre somme. Una cosa che posso dire, che ne sono certo, è che io personalmente e la squadra daremo il massimo in campo, anche fuori ovviamente, per appunto arrivare più lontano possibile. Poi ovviamente sarà il campo, saranno quei magari 2 palloni che decideranno la stagione, però dobbiamo allenarci per farci trovare pronti per quei 2 palloni. Questo sarà il tuo primo anno da titolare in una squadra di Serie A, vero? Sì, esatto. Ok, che cosa ti aspetti? Ma mi aspetto comunque di migliorare, il campo un po' mi mancava, l'ho riassaporato un po' la scorsa stagione, un po' di più, mi mancava appunto le sensazioni che ti dà e che ti lascia il campo, sia durante che dopo la partita, e quindi appunto questa occasione per giocare e per toccare il campo con maggior frequenza sicuramente mi aiuterà, e poi conosco bene anche Matteo, il nuovo allenatore, l'ho conosciuto l'estate scorsa, mi sono trovato subito bene, sono sicuro che potremo fare un bel percorso insieme. Se, come sembrerebbe, dovesse arrivare anche la palleggiatore Sottile, è comunque un valore aggiunto, perché vi conoscete bene. Sì, l'ho visto qualche volta in campionato, ci siamo affrontati qualche volta in campionato, non so, poi sta la società a trarre queste conclusioni, non è il mio compito. Sarò molto contento di giocare con lui, ovviamente, se sarà così, e niente, è un giocatore molto esperto e sicuramente aiuterà la squadra nei momenti difficili, perché appunto ha molta esperienza come un secondo posto all'Olimpiade, che penso parli da solo. Qual è stato il primo impatto con questa nuova realtà, visto che sei arrivato da pochissimo qua, società, città, com'è? Sì, sono arrivato lunedì sera, poi ho iniziato la visita della città, del palazzetto, un po' del posto ieri mattina, e sono rimasto subito molto colpito. Mi sembra un luogo molto bello, la città molto, molto tranquilla, dove si può star bene, vivere bene e fare appunto questo sport in modo ottimale, e niente, è ancora presto per dirlo, però io spero di iniziare il prima possibile con la squadra, sono molto ambizioso e sono molto carico per iniziare questa nuova avventura. Ecco, Catania, diceva Stella, forse ne avete parlato un po', e c'erano anche altri compagni, no, che hanno giocato qua a Cuneo nella squadra dell'anno scorso. Cosa, non so se hai avuto modo di parlare, di chiedere dei consigli prima di prendere questa decisione, se ti hanno detto qualcosa di Cuneo? Ma mi hanno detto che è una società molto seria, che con grandi ambizioni, non si accontenta mai di niente, siamo qui per vincere tutte le partite, perché penso che nessuno voglia perdere
le partite e niente, sono molto contento di essere qua, mi hanno detto guarda se vai a Cuneo fai la scelta, fai una scelta perfetta e quindi mi hanno aiutato molto anche loro. C'è una società esigente, un pubblico esigente e competente, ti vuoi rivolgere a loro? Sì, me ne hanno parlato anche di questo, di un pubblico molto caldo, molto esigente, ma come giusto che sia, perché è comunque una piazza importante come Cuneo, con la sua storia, è normale che sia così. Mi piace anche questa pressione che ci possono mettere e il nostro compito sarà quello di andare in campo, dare tutto per i nostri tifosi, per la società e accogliere più persone possibili al palazzetto e farli diventare sempre più numerosi. Hai detto che hai conosciuto, che conoscevi Matteo, naturalmente hai parlato già con Matteo e qual è stata la prima... Sì, ci siamo sentiti al telefono. Lui è sempre stato, da quando lo conosco, è sempre stato un coach molto motivato, con grandi ambizioni. Penso che questo progetto di Cuneo sposi alla perfezione sia le sue ma anche le mie ambizioni. E quindi siamo molto motivati per iniziare questa nuova stagione insieme. Per quanto riguarda le tue ambizioni personali per questa stagione, quali possono essere? Penso anche di crescita. Sì, sicuramente il fatto appunto di fare una stagione da titolare mi aiuterà molto anche nel gestire delle situazioni di campo, magari non solo tecnicamente. E poi sicuramente il mio bagaglio tecnico deve essere migliorato, ma fino alla fine della mia carriera dovrà essere migliorato e quindi mi aspetto di migliorare su tutti gli aspetti, anche fuori dal campo, anche la mia gestione personale, c'è uno staff preparatissimo quest'anno, quindi sono pronto anche a lasciarmi nelle loro mani per farmi anche aiutare.